Siamo qui al sesto municipio per celebrare il funerale del PD, un partito completamente allo sbando. Qui è il municipio dove il presidente Tal Scipioni e tutta la sua giunta è stata sfiduciata da Orfini e non si dimette. Quindi in sostanza questo partito è completamente scollegato e scoordinato, avvinghiato, composto da uomini avvinghiati soltanto alla poltrona, totalmente scollegati gli uni dagli altri, che fanno da collante soltanto ad una cosa: alle mafie e al malaffare. Furto che avete fatto! Sono 20 anni che non dovete andare tutti! Siete sfiduciati tutti quanti! E ancora stanno qui a farsi il balletto, il PD che sfiducia il PD e il PD che si auto rielegge con l'appoggio della destra. È un teatrino indecoroso, indecente, e io oggi mi sono venuta a godere la morte politica del PD, perché questa è la dimostrazione di come hanno governato, di come hanno ridotto le istituzioni, di come ormai i cittadini li percepiscono. Io sto qui e faccio il cittadino, è il mio municipio e ho diritto di vedere come va a finire questa pagliacciata. Non dobbiamo dire basta, dobbiamo dare una svolta reale. Il Movimento 5 Stelle andrà al governo della capitale e finalmente ci sarà un cambiamento reale, perché ci saranno, come stiamo dimostrando, come stanno dimostrando anche i nostri consiglieri municipali, ci saranno persone legate ai cittadini e non ai balletti delle poltrone.